Ciao raga bentornati sul mio canale YouTube, perdonatemi l'assenza di questi giorni ma purtroppo a livello di review non sono uscite delle carte che secondo me meritavano la nostra attenzione, dovevo postarvi un video di tattica ma a causa raffreddore barra influenza sono stato un pochino riguardato, oggi ritorniamo cari molla e soprattutto in attesa dell'uscita del Footbird di venerdì vi annuncio che inauguriamo la settimana delle top per ruolo, me le avete richieste in tantissimi e oggi andiamo a vedere quali sono i migliori difensori centrali di FC24 pre-football day. Prima di iniziare col video, una grande enorme premessa, perché questo essendo il video dei migliori difensori centrali, così come verranno terzini eccetera, ovviamente andiamo a mettere quelli che sono i più forti, senza scadere nella banalità, ovvio, cercherò di soffermarmi di più magari su giocatori nuovi del quale abbiamo parlato meno, piuttosto che su quelli che conosciamo bene, ma determinati giocatori li devo per forza andare ad inserire. Detto questo, partiamo con il primo difensore che non è Van Dyke Toti, Mario Ferdinand. Perché non ho messo Van Dyke Toti? Perché è praticamente è un anatema: è una carta che non si vede, non si sente, perché è perennemente estinta o è over 10 milioni e credo che. Difficilmente chi guarderà questo video, me compreso, non si può permettere un difensore centrale di 10 milioni allo stato attuale. Quindi andiamo su una via di mezzo, che è questo Rio Ferdinand, è un giocatore che è pazzesco nella sua versione Toti, perché ha un'ottima combo di playstyle plus, che è quella del Procione unito alla scivolata. Che può tornare sempre comodo per un difensore centrale, specie quando si tratta di dover fare quell'ultimo intervento salvifico che. Magari ti può recuperare il pallone, all'aereo al bianco, anche questo molto utile, ha l'L2 bianco molto utile. Ha il mastino bianco per la difesa avanzata. Ed è il classico Ferdinand. Un giocatore molto rapido, molto preciso negli interventi. Che, però, nonostante abbia il procione, quindi potrebbe risultare un pelo più manuale, è anche discretamente automatico. Visto il 94 in di lettura difensiva, il 92 di intercettazione, il 90 di aggressività. Insomma, un giocatore che vale tutti quanti i 5 milioni e dispari che al momento costa sul mercato. E dovevo metterlo. Al secondo posto troviamo già un primo giocatore nuovo, ovvero Vincent Company nella sua versione Foot Fantasy. Un giocatore che a me è piaciuto davvero tantissimo. Non ha nulla a che vedere con le altre versioni, e sto parlando della versione Champions e della versione base che risultano praticamente inferiori ma di gran lunga. Ottima la velocità perché questo qui è un giocatore che anche se perde magari il passo, ti recupera l'attaccante che è andato via. Bene i passaggi per poter impostare, ha un 98 di reattività, ragazzi, che è un parametro totalmente irreale. quelle Quell'L2 che ha il buon company permette di shieldare, coprire tutti quanti i micromovimenti anche dei peggio demoni come Messi Toti, eccetera. Per non parlare del fatto che questo rispetto alle altre versioni è anche molto automatico perché ha l'intercetto plus come playstyle, ha 95 di lettura difensiva e ha 89 di intercettazione, oltre a 94 di aggressività e 96 di forza. Per quanto riguarda i playstyle, vi dicevo bene la combo di intercetto e procione plus che quindi danno. Un misto di manualità e automatismo. Bene il blocco bianco, bene la scivolata e il mastino, anche per lui l'aereo al bianco. Per cui tutta una serie di attributi che lo rendono un difensore elitario. Poi, ovviamente, essendo un eroe, ha anche il boost da parte dell'intesa, che quindi non ha troppi grattacapi per poter ibridarlo. Bene bene questo company. Altro giocatore uscito recentemente è questo Lusio. Io quando l'ho visto la prima volta ho detto perfetto, questo è un altro giocatore che noi lo vediamo uscire e ce ne dimentichiamo perché non lo vedremo mai più, perché aveva la stessa combo di playstyle di Virgil Van Dyke nella versione TOTI, ovvero il Blocco Plus e il Procene Plus, invece questo Lusio si è attestato ad un prezzo comunque umano se vogliamo. Umano nel, nella misura in cui parliamo di difensori di elite, però comunque acquistabile. Benissimo, ovviamente, vi dicevo, il blocco Plus e il gioco d'anticipo Plus che lo rendono automatico e anche quel manuale che serve. Bene la scivolata, bene l'aerial Plus, anche la rovesciata bianca su un difensore può tornare molto comoda per contrastare magari delle giocate su calci d'angolo, è un difensore molto rapido, ha dei buoni passaggi, qui addirittura abbiamo oltre a un ottimo parametro di reattività che è 90 anche un 82 di agilità pazzesco, 93 di lettura difensiva, 92 le intercettazioni, 93 la forza, 91 l'aggressività, quindi anche per l'usio ovviamente siamo in regime di eccezionalità, un giocatore che se potete permettervi è la ciliegina delle vostre difese centrali. Come Van Dyke, poi il tema lo approfondiremo successivamente, vi ho piazzato la versione Sif, ovvero quella che ha come Playstyle Plus l'aerial e il lancio lungo. Oltre a questi ha anche l'L2 bianco, il blocco, il procione e il mastino, sempre nella loro versione base. Ho messo questa versione qui perché, sinceramente, arrivati all'11 marzo, giorno nel quale sto registrando questo video, le altre versioni hanno iniziato a rompere un po' le scatole. Per fortuna di Van Dyke Base, adesso se ne può fare a meno. Van Dyke If inizia ad avere i suoi competitor. Van Dyke Winter, non ve lo dico proprio, se proprio devo scegliere il 91 If almeno all'Aerial Plus come playstyle che contrasta il meta dei colpi di testa. Giocatore che ovviamente non ha bisogno di presentazione, pecca leggermente in velocità, quindi quando qualcuno vi parte, occhio, è un difensore più d'aria di rigore. Buoni passaggi, difensore full automatico. Anche lui con un'ottima reattività 93, 90 le intercettazioni. 92 la lettura difensiva, 95 la forza, 87 l'aggressività. Quest'anno Virgil si è messo in testa di voler essere un difensore che praticamente abbiamo iniziato a vedere a settembre e ce ne dimenticheremo ad agosto quando siamo sotto l'ombrellone, con qualche incubo. Però, fatto sta che questa carta tuttora, deve stare in una top difensori centrali. Ripeto, da questa versione in poi. Invece in giù possiamo iniziare a farci delle domande. Peccato per il Todi che sarebbe stata la carta più forte, però ovviamente non è minimamente acquistabile come vi dicevo in precedenza. Un altro difensore che a me piace veramente tantissimo è la Renarda Toti perché anche qui abbiamo un'ottima combo di playstyle, ovvero il Procione Plus e l'Aerial Plus, c'è una leggera carenza in quelli che sono i playstyle in questo caso bianchi perché abbiamo solo l'L2 e gli altri servono a ben poco, questa qui rispetto ai difensori che abbiamo visto in precedenza è un po' più manuale nonostante il 97 di lettura e il 95 di intercetto perché gli manca il playstyle del blocco seppur bianco, però io vi assicuro che questa qui è praticamente... La versione potenziata, all'ennesima potenza del Militao che conosciamo perché è 1,87, nonostante sia una donna, e quindi è difficile vedere delle donne con questa fisicità così importante, alto alto di work, rate, a 4-4, 93 di corto 97 di lungo 83 di agilità, 96 di reattività, cioè anche 99 di precisione di testa, oltre ad avere 96 di forza e 88 di aggressività. A me, lei come vi ho detto, piace veramente veramente tanto. E penso che attualmente, come giocate con il playstyle plus del, del procione e top 2 insieme a Rio Ferdinand per recupero palla in, in manuale, veramente promossissima questa versione della Renard. Un altro giocatore, se vogliamo, nuovo che è uscito da poco è questo Delict della versione Fanta FC, per cui con la probabilità di potersi continuare ad upgradare. 1,89 m, quindi un bel colosso. Lui è molto veloce con l'L2, visto che ha il plus. Ha l'aereo al plus, ha il blocco, ha la scivolata, ha il mastino. Un giocatore che, dentro l'area di rigore, si fa sentire come tremendamente automatico. Nonostante il 90% di reattività e la fisicità importante, occhio perché sul cambio di direzione non l'ho trovato super performante con l'L2. Però un ottimo 91 di lettura, un buon 86 di intercettazione, 95 di forza, 90 di aggressività, è un giocatore che dentro l'area di rigore, quando vi dovete difendere un po' più bassi, rende alla perfezione. E poi vi dicevo, occhio alla continua possibilità di potersi upgradare, perché è vero che il Bayern quest'anno è in difficoltà, però questo giocatore qui potrebbe togliersi qualche soddisfazione. Altro giocatore di cui vi devo parlare è Yashin. Yashin, tra l'altro, è uscito da poco nella sua versione SBC, costa 1.900.000 l'SBC. Lui è un giocatore che a me piace tantissimo. Anche lui full automatico, una gran reattività, addirittura 99 con 98 di agilità. Probabilmente è quello che con l'L2 di questo video si muove meglio demoniaco. c'ha anche il blocco plus, l'L2 argento, il procione argento e l'intercetto argento. Quello che però non mi convince di questo Yashin, allo stato attuale del, del gioco, è il suo prezzo, soprattutto per quanto riguarda la. Uh, SBC, perché l'SBC costa veramente tanto, di giocatori ne sono usciti veramente tanti nel ruolo di difensore centrale che costano molto meno, per cui occhio. Se lo avete già, magari uno scambiabile trovato, eccetera, bene bene. Se lo dovete andare ad acquistare o dovete completare la sua SBC e non avete delle squadre complete che magari necessitano di upgrade prima da altre parti, Parliamone. Perché adesso iniziamo questo trittico di difensori che si apre con Akanji che sono usciti in SBC e costano veramente poco. Perché questo Akanji, qua ve ne ho parlato già nella sua di review, costa 350.000 crediti, ha preso l'upgrade del pareggio e lo potete buttare nell'evoluzione facendolo arrivare a 91. Questo è un difensore full automatico che ha sia il blocco plus che l'intercetto, ma anche il procione L2. Quindi, oltre ad avere dei grandi automatismi, visto anche il 90 di lettura e l'89 di intercetto, ha anche una buona manualità. 92 la forza, 90 l'aggressività, bene la reattività di questo Akanji, a me è piaciuto anche il fatto che in velocità recupera molto bene gli avversari. Quindi visto che uh, ultimamente si trovano sempre più giocatori veloci, quando qualcuno vi parte, sto Akanji grazie alla sua falcata riesce ad intervenire. Quindi piuttosto che uno Yashina a un 1.900.000, ma tutta la vita un kangi a 7 volte meno. Andiamo avanti, è un altro giocatore anche qui in odore di ulteriori upgrade. E buongiorno, 1,94 m di Cristiano. Bene i playstyle, perché oltre al procione alla scivolata, plus anche il blocco argento e l'aereo all'argento. Un giocatore che al 99% prenderà l'upgrade delle presenze, arrivando a 90% costa un decimo, praticamente. Di tutti quelli che sono i difensori più in alto di lui, perché questo con 150k eh, praticamente costa quanto, quanto Yashin con dei fodder, 90 di passaggio corto, bene bene, bene anche la reattività 93, pecca leggermente in questo caso in quello che è il discorso relativo all'agilità rispetto ai difensori che abbiamo visto prima, perché siamo passati da un 98, un 83. Però anche qui non è un parametro basso. Ho 75 di equilibrio, 90 la forza, 84 l'aggressività, bene 88 di intercetto e 91 di lettura difensiva. Giocatore che a me è piaciuto veramente tanto, che abbina le due fasi, quindi di manualità e automatismo, molto bene. Quindi se dovete prendere un difensore, questo buongiorno diciamo che fa la parte del saliba un po' più automatico, quindi ho messo lui a non saliba, perché infatti questa top 10 la andiamo a chiudere con Ibrahima Conate, che onestamente merita una menzione, visto che eh, al momento è calato tantissimo di prezzo perché non si è capito se prenderà upgrade, visto che è infortunato, però dalla sua parte c'è che la Premier League farà un turno di riposo con la FA Cup, quindi potrebbe recuperare e potrebbe anche risalire un pelo di prezzo, questo è un giocatore con un buon... Di type immenso è una sorta di Van Dyke 97 di forza, 88 di aggressività, 95 di reattività, 87 di lettura, 88 di intercetto. E playstyle clamorosi anche qui perché abbiamo le due blocco argento. L'aereo all'argento con questo mastino plus tira certe spallate con la X devastanti. Questo è praticamente il primo sostituto al quale pensare quando magari mi dite Mattè, ma al posto di Van Dyke base con a te. Anche il rapporto qualità-prezzo è quello che all'interno di questo video sul mercato costa meno ed è il secondo più economico dopo. Uh, buongiorno, ed è un giocatore che a me, come vi ho detto anche nella review, è piaciuto veramente tanto. Per questo video, ragazzi, come al solito è tutto. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri difensori centrali preferiti. E ovviamente sbizzarritemi chiedendomi chi è meglio tra questo e quello. Cerco di rispondervi, che sto recuperando anche un po' di video vecchi dove non sono riuscito a stare dietro. Ai commenti, vi ricordo poi che per altre domande sono live tutti i giorni sulla piattaforma viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto da vostri iperoschi e a presto. Ciao.